Allora, buongiorno a tutti, siamo in compagnia di Piero Greco, il professore Piero Greco, che è il fiduciario regionale della FISO, Federazione Italiana Sport Orienteering, oggi qua a Palermo per un evento importante, mi sembra che è reduce di una firma importante in un protocollo. Ci dica, professore. Abbiamo sottoscritto un protocollo di intesa con l'assessorato territorio e ambiente. Tempo fa avevamo incontrato l'assessore Cordaro, che ci è sembrato molto disponibile affinché si possa sviluppare anche nelle zone, delle aree protette, dei parchi, l'orienteering, che è una bellissima disciplina sportiva che porta molte persone in ambiente naturale a praticare sport all'aria aperta. Perfetto, ma chi vi rivolgete in particolare? Qual è il vostro pubblico che pratica l'orientismo? Attualmente noi abbiamo ragazzi all'attività a livello scolastico, siamo già arrivati al 22esimo campionato scolastico regionale, quindi da ben 22 anni che lavoriamo in questo senso. Adesso siamo partiti anche con l'agonismo, quindi ci rivolgiamo a tutti da 10 anni fino ai 90. E un'altra domanda che le volevo porre è quello: secondo lei, professore, che è conoscitore un po' del territorio siciliano, il territorio siciliano ha nulla a che invidiare al resto d'Italia, al Trentino, che sappiamo essere, ecco, vedo il sorrisino suo, perché dico, vedo, so che il Trentino è una palestra a cielo aperto, ecco, volevo sapere da lei considera la Sicilia una palestra a cielo aperto dell'orientismo? Potrebbe nascere benissimo come palestra a cielo aperto, perché già in effetti noi abbiamo diversi centri storici già cartografati, alcune parti di aree protette. In teoria l'idea nostra è quella di far diventare tutta la Sicilia una palestra a cielo aperto, perché per noi l'impianto sportivo è la mappa, quindi una mappa che non ha costi di manutenzione, che non ha spese di energia elettrica, solo un aggiornamento che va fatto ogni 10 anni, quindi per noi il territorio è un impianto sportivo. Per cui la mappa praticamente in questo sport corrisponde a un impianto sportivo, per cui così come mi diceva il commissario nazionale Sergio Anesi, la mappa potrebbe essere anche finanziata come un impianto sportivo, questo è, me lo conferma. Solo che non ha i costi di un campo di calcio, diciamo che noi i nostri costi sono abbastanza bassi, diciamo che ci teniamo su una mappa di almeno 4-5 km quadri che possa andare intorno ai 10.000 euro massimo. Quindi considerate quante mappe si potrebbero fare con le somme destinate a un campo di calcio. Questo naturalmente è un appello che possiamo fare anche a tutti gli enti locali, ai sindaci, sì, ai ovviamente. Tecnici dei comuni, anche alle società sportive, che possono allargare a questo sport nei propri territori. In teoria l'unica cosa che posso invitare i sindaci o anche i presidenti dei parchi, l'idea è quella proprio di portare persone in un impianto sportivo, che in questo caso è la nostra mappa, il vostro bellissimo territorio che gestite. Bene, l'ultima domanda è: in realtà può essere pure un mezzo attraverso il quale valorizzare non solo i territori per le bellezze che abbiamo anche naturali, penso anche a tutto quello che riguarda i nostri monumenti, che riguarda anche il cibo, quindi diventa un mezzo di promozione importantissimo, perché camminando e guardando e attraversando posti belli puoi cominciare a conoscere quella che io ritengo e ormai sostengo da tempo, sia con le mie trasmissioni che con l'orchestra, è il posto più bello del mondo, dove è nato un po' l'uomo della pietra, come qui su Monte Pellegrino ricordavo poco fa, con l'uomo della pietra che viveva dentro le caverne, e ci sono dei percorsi, dico, che hanno quindi non solo una valenza di bellezze naturali, ma anche di cultura, storia, tradizioni, cibo. Teoria azzeccata, perché noi abbiamo anche la possibilità di utilizzare la mappa in forma diversa, cioè dire
si chiama orienteering topografico culturale, che abbiamo già sperimentato in alcune zone, in alcuni centri storici, dove si mette a disposizione la mappa e sulla mappa si segnano i punti da visitare, che possono essere dei monumenti, delle chiese che per l'occasione saranno aperti, e anche punti di assaggio delle realtà tipiche locali, gastronomiche, così come abbiamo fatto in un piccolo centro etneo dove praticamente hanno pranzato man mano che andavano in giro a trovare i punti e a visitare la zona. Ecco, io vorrei ricordare, non so se l'avete già fatto, quando sono stato a Bronte c'è un albero secolare enorme, grandissimo, dico che sarebbe pure bellissimo farli passare là sotto e magari fargli gustare i pistacchi di Bronte, così capiscono che certe volte la poesia non è solo quella scritta ma anche quella del gusto delle nostre prelibatezze che vengono colte direttamente dall'albero. Chi organizza una gara traccia sempre un percorso, per cui se ho intenzione di farli passare a un determinato punto non posso far altro che mettere una lanterna sul posto. Esatto. E lì transiteranno tutti. Ricordatevi sempre che chi lavora, chi partecipa a una gara e lavora in perfetta autonomia e concentrazione, si ricorda perfettamente dopo anni anche da dove è passato e che cosa ha visto. Bene, ricordate l'importanza delle lanterne. Grazie ancora. Le lanterne sono il nostro punto di controllo che utilizziamo per certificare il passaggio. Bravissimo, grazie. Grazie a voi.